sto un po' dagli altri, sto andando al mio primo YouTube event che si troverà, si verrà fatto qui a Napoli. È tipo cocktail event, qui parteciperanno alcuni degli youtuber napoletani e alcuni ambassador di YouTube, appunto. Che dirvi, ragazzi, sono emozionatissima, non so cosa mi aspetterà e staremo a vedere. Sono agitata del poco perché è la prima volta, non so se mi sentirete perché c'è un casino pazzesco, la gente mi guarda strano, anche i miei genitori. Ebbene ragazzi, sono quasi arrivata, ci vediamo dopo. Ecco, iniziamo prima con questa inquadratura. E insomma ragazzi, sono arrivata qui a YouTube evento e abbiamo conosciuto un po' di persone e adesso vi passo un po' di ragazze così si presentano anche loro. Salve a tutti, io mi chiamo Silvia. Mi chiamo Silvia, però il mio canale YouTube si chiama SissiTube e parlo un po' di tutto, soprattutto di libri, però anche di della mia vita un po' stranella, diciamo. Insomma, se volete fare gli affari di Cinciata qui, iscrivetevi. Se volete fare un po' inciuci, se volete inciuscià, iscrivetevi. Chantal, vai. Oddio, tocca a me. Allora, salve a tutti. Mi chiamo Chantal, ho un canale, anche io parlo di libri. E il nome è Fairy with Hobbit Fit. E quindi, se volete ascoltare qualcuno che parla di libri, non lo so, passatemi a trovare, ho vergogna. Ok, stiamo facendo video a raffica, uno dietro l'altro. Ciao. Io sono Valentina, il mio canale si chiama Purché sia fatto a mano. Come vi suggerisce il nome, io mi occupo praticamente di tutti i lavori fatti a mano e se vi va e vi fa piacere venite a trovarmi sul mio canale. Tocca a noi. Ciao a tutti, sono Giada e il mio canale è Reading Can Save Us. Anche io parlo di libri e quindi se siete amanti della lettura passate a trovarmi. Tocca a Francesca. Eccomi, ciao, io mi chiamo Francesca. Su YouTube sono Color Creation e mi occupo di arte, artigianato, fai da te e tutto quello che riguarda la creatività. Vi aspetto sul mio canale, se vi fa piacere iscrivetevi. Mi piace allora? Ciao, mi chiamo Federica, ho un canale su YouTube, si chiama Lei, Lui e l'altra. E, tanti vlog, tanti video simpatici e carini, se vi va venite a darci un'occhiata, a conoscerci. Ciao! Comunque ragazzi, lascio tutti i link di queste bellissime fanciullegge nell'info box, così possiamo andare direttamente lì, potete cliccare direttamente. Lei ci ubriachiamo stasera. Con l'alcolico. Cos'è ananas? Non un alcolico. No, non so che fragola. Fragola e ananas. Fragola e pisca. Stiamo prendendo davvero. Vabbè, vada per la Coca-Cola. Non osare però, stai posando con la Coca-Cola. Ti metto il rum da parte. Ma a questo punto prenditi la Coca Zero. No, questa cosa di dietetica. Se lo devi far bene, cioè se lo devi fare lo fai bene. Cioè, non te ne hai scelto? Io, boh, mela verde e cocco, se c'è. Non lo sappiamo. Secondo me non è tanto buono mela verde e cocco. Dici? Non lo so. Ananas e cocco. Sì, ananas e cocco e fanno il drink, allora facciamo così. Wow, che carina. Il canale faremo anche come fare i drink. Esatto. Blog nel blog. Quindi aizaizai a cala 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 a costa 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 a saluto a voi. Ciao, sono Giovanni, mi chiamo Giovannone. Faccio le voci delle citazioni di Disney, non tutto quello che volete. Comunque, la voce Aladdin è difficile, eh? Aladdin? Tante storie per un pezzo di pane. Oh, fate largo! Oh, questa sì che è una sorpresa! Giafar, ma che mi dici adesso? Mi tocco le piume per la sorpresa! Che facciamo adesso? Via! Uno soltanto può entrare qui, io devo trovarlo questo diamante allo stato grezzo. Esatto, è Gnam e Giovanotto. Che cosa vuoi chiedere? Io sono il Terminator.
Oppure vabbè, il tappeto. Cioè, il tappeto. Oddio, non tanto perché il tappeto è così, io sono un po' più. A breve dovrò fare una parodia di gli effetti di Gomorra sulla Disney. Sulla Disney! Che ne voglio del bene mestiere, sì! Scommettere degli ammamini! Alzoli fallo! Sì, ma che ne voglio del mio mestiere, sì! Scommettere degli ammamini! Che mi sei venuto dopo? Tu vuoi essere la mia topolina! È geniale! Ah, lei di tu invece? Il tuo canale! Sì. Il tubo di Giovannone. Ecco. Allora ragazze, sono appena tornata a casa, è stato un bellissimo evento, devo dire che probabilmente mi aspettavo un po' di più, mi aspettavo magari qualche youtuber famoso, un pochino più conosciuto, però da una parte è stato meglio così perché magari se fosse venuto qualcuno di importante non ci saremmo concentrate su noi, sul nostro gruppo, non si sarebbe creata quell'atmosfera, quell'intimità e non ci saremmo conosciute così. Quindi da una parte è molto meglio, abbiamo appunto, come avete visto, abbiamo bevuto analcolico e abbiamo un pochino mangiato, appunto era un aperitivo e appunto questo è... sono appena tornata a casa e questo è quello che mi aspetta da sistemare, cioè ragazze... Sì, questa è la mia cassettiera, diciamo così, che a breve me l'avete chiesto in tantissimi di voi di fare il video della mia makeup collection, quindi credo che e spero che presto la farò. E qui è tutto il casino, eccomi lì, ecco qui, tutto il casino che ho lasciato. Tutto da sistemare e lì sono delle buste. Allora, uno è di un video che vi devo fare dei prodotti finiti e l'altro è del video haul del Black Friday e quindi degli acquisti fatti venerdì. Insomma ragazze, adesso devo sistemare tutto questo prima che mia madre entri in cameretta e veda questo po' di roba e mi uccida. Oddio, questa luce è orribile. E ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, mi ha fatto tantissimo piacere conoscere quelle ragazze che sono davvero dolcissime e si è creata una bella affinità tra di noi, un bel gruppetto, tutte molto molto brave, delle bravissime ragazze assolutamente. Fatemi sapere se questi vlog vi piacciono, magari vi porterò con me nelle mie giornate. C'è una cosa, me la devo dire prima di chiudere il video. Allora, mi posiziono qui, sì. Non ci fate caso al casino che ho alle mie spalle, ma sono tutte cose che mi stavo provando prima di andare lì. Quindi tutti outfit che non andavano bene, quindi ho buttato tutte sulle sedie. Prendo un attimo la sedia. Ok. Ciao, mi chiamo Ilaria, ho un disturbo compulsivo, shopping compulsivo, no, a parte gli scherzi, ecco qui, vado più giù. Allora, ci tenevo a dire appunto una cosa, mi ricordo che i primi esordi qui su YouTube, i primi video che facevo qui su YouTube, li condividevo sulla mia pagina personale di Facebook. E lì inevitabilmente tutte le persone lo vedono, quello che condividete, no? Quindi anche persone che magari non vi fareste proprio tanto piacere. Mi ricordo che proprio tra i miei primi video, delle persone tra cui non mi faceva piacere che venissero a sapere del mio canale, scrissero una frase taggandosi a vicenda, tipo oggigiorno tutti si sentono fashion blogger, una cosa del genere. Premetto col dire che io non mi sento assolutamente fashion blogger, ma più una fashion, cioè veramente un disastro. Ma è semplicemente una mia passione che avrei... Io avrei questa passione al di là di YouTube, cioè tutto quello che faccio, i trucchi, quei trucchi artistici, quelli che faccia Alvin a carnevale, io li farei indipendentemente da YouTube. Io andrei in città vestita da zombie, oppure con la faccia sfregiata piena di sangue, oppure vestita da alieno, cioè insomma, io lo farei a prescindere. Quindi
questo non è un canale di fashion, ma un pochino in generale, ma di quello che sono io e del mio essere. Se io stasera sono ci sono a loro, appunto, e poi ci siete voi. Ci siete voi che siete iscritti al mio canale, ci siete voi che vedete i miei video, ci siete voi che commentate, che lasciate i mi piace ai video, e appunto ci siete voi che credete in me. Ci sono persone che conoscete e che vi trattano così, e ci sono persone che non vi conoscono, magari non ci conosciamo effettivamente di persona, ma che vi danno un affetto, cioè voi mi date un affetto che persone che conosco non danno assolutamente. Se io stasera, appunto, io questo stavo pensando in questi giorni, no? Quando ho dato la conferma e sapevo di andare io a questo evento. Se io stasera sono andata lì, è grazie a voi, perché... E grazie a voi e grazie naturalmente a YouTube, perché... Se non fosse stato per voi, se voi non mi appoggiaste, se voi non sareste iscritti, se voi non vedeste i miei video, io non ci sarei mai potuta andare. Se io sono andata lì a conoscere quelle persone magnifiche che voi avete visto, ma tante altre che purtroppo non ho potuto riprendere perché appunto eravamo presi a parlare, è comunque grazie a voi che l'ho fatto. E quindi vi volevo assolutamente ringraziare di tutto l'appoggio e del sostegno che voi virtualmente mi date. Un appoggio che non mi danno persone che sono presenti, persone che sono mie amiche. Cioè, voi visualizzate più voi i miei video e vi interessa più voi sapere cosa io cavolo dico in un video più che una mia amica. Cioè, è una cosa assurda, un legame veramente virtuale, ma... E spero che questo video, veramente, in questo pezzo vi sto parlando con il cuore aperto, perché appunto se questo evento è diventato reale, che io di solito vedo in altri video di altre ragazze molto più famose di me, vabbè, io lo dico, vabbè, sono famose, è ovvio che ci vanno, ma io adesso, che comunque siamo uno scricciolo qui su YouTube, se io sono andata è grazie solo a voi. Quindi vi ringrazio di vero cuore nel supportarmi, nel sopportarmi, nel sostenermi, tutte con le S, e di seguirmi sempre, veramente. Quindi soprattutto ai miei seguaci più temerari, veramente... Vi dico un grazie di vero cuore, perché grazie a voi c'è stata una pietra miliare nella mia storia, della mia vita. Cioè, oggi che è 30 di novembre 2016, sarà una data che non dimenticherò mai, perché è vero, sì, può essere una cavolata, ma per me è già il fatto di essere potuta rientrare in un evento di YouTube già... è un qualcosa di importante per me. Quindi, anche se era un semplice aperitivo, per me comunque il fatto di farne parte già è davvero tanto. Quindi veramente, quante volte vi ho detto grazie? Quindi veramente, assolutamente, ve lo dico con il cuore, veramente, quante volte lo so, oddio, mi sto emozionando. Quindi meglio che chiudo quel video. Quindi l'ultima volta, permettetemelo di dire, grazie ancora, e spero che questo video vi sia piaciuto, che andate a vedere quelle persone magnifiche, quelle ragazze veramente stupende, che vi lascio giù nell'info box i loro link. Vi mando un bacio e al prossimo video, ciao.